Giovedì 5 settembre 2024, un buongiorno da tutta la redazione di TRM H24 e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra edicola. Insieme leggeremo e commenteremo i quotidiani di taglio nazionale e locale. Ed iniziamo proprio dal Corriere della Sera, che in prima pagina parla di San Giuliano, si confessa in TV a mettere la relazione con Boccia, ma nega l'uso di soldi pubblici, le bugie, il PD, uso privato del TG1. Il ministro in lacrime, respinte le mie dimissioni. Meloni, basta con gli errori. E ancora gare rinviate a settembre 2027, balneari, patto con la UE, rinvio per altre tre estati. E ritorno a Roma del garante, Grillo vede gli ex Movimenti 5 Stelle, Conte lo attacca. E ancora l'intervista a Tony Blair, diamo a Kiev armi da usare anche in Russia. E in taglio centrale, la fotonotizia, mostra del cinema a piedi tra folla, mesi di allenamento per recitare, la diva Lady Gaga, canto per Joker. L'attrice e cantante Lady Gaga sfila sul tappeto rosso del Lido di Venezia e incanta i fan al Festival Internazionale del Cinema. E ancora Milano, i legami tra tifo e clan, Inter, delitto tra i capi ultra dopo una lite, migranti, barcone si capovolge, in 21 dispersi dal Mar Libico a Lampedusa. E in taglio basso si parla dell'assassinio di Sharon, sei un codardo, le parole della ragazza mentre veniva colpita, mussa il coltello, tenuto per ricordo. E ancora si parla della strage di Paderno, i giorni in cella di Riccardo. E ancora guardiamo insieme la prima pagina di Repubblica, sempre sul caso San Giuliano, ricatto in camera da letto, il ministro della cultura si umilia in prima serata al TG1, piange e ammette di aver voluto nominare consulente la sua amante Boccia. Pronto alle dimissioni, conferma che la donna possiede audio e chat con confidenze che possono far tremare il governo. Draghi avverte l'Europa a fare riforme rapide, se non cambia direzione l'Unione è finita. E ancora in retroscena, la paura di Meloni, dovevo cacciarlo, e la storia coi social usati come pizzini. E ancora dagli Stati Uniti, incriminata la TV Russia Today, Biden, Mosca vuole inquinare il voto USA. E ancora in taglio basso si parla di 'ndrangheta, Milano, regolamento di conti tra ultra, muore figlio del boss. Si parla anche di Paralimpiadi, stupenda Bevevio, dopo due ore arriva il bronzo. Ed ora guardiamo insieme la prima pagina di Gazzetta del Mezzogiorno. Si vota nel 2025, elezioni regionali in Puglia, Meloni ha fissato i paletti, al via con Schlein la festa dell'unità a Manfredonia. E i focus, Bari, entro il 20, la relazione dei commissari, l'ispezione al comune. E Forza Italia attrae deputati e consiglieri, il lavoro di Dattis. E ancora all'interno il dossier di Legambiente, abusivismo e cemento, killer nelle coste pugliesi, balneari, il decreto proroga al 2027. E anche qui in taglio centrale c'è una vignetta che appunto parla del caso Boccia, ma Giorgia ha respinto le dimissioni, San Giuliano si blinda. E ancora il futuro barese di Bosch, ora Confindustria, si schiera con i tedeschi, vendita ex Ilva, i timori dell'indotto. E in taglio basso si parla di Paralimpiadi e tutto pugliese, l'argento dell'eterno Mazzone, Luca Mazzone, medaglia d'argento a Parigi, oggi la prova è lì. Podio del terlizzese nella crono individuale. Ed ora sfogliamo insieme le prime pagine del Corriere del Mezzogiorno. Anfiteatro, pagato 11 centesimi al giorno, la concessione che imbarazza Foggia. Parco San Felice, l'associazione gestisce 20 spettacoli dal 2016 in 8 anni per l'uso, versati 367 euro. E si parla di politica, il sindaco conferma la giunta di a 9 assessori e l'Islaino Gian Manfredonia apre la festa dell'unità. Altra scossa al comune di Bari, Sisto lascia la maggioranza e va con Forza Italia, l'ira di Leccese, i trasformisti stiano fuori. E ancora
La fotonotizia ad Ostuni, la disavventura di tre turisti sudafricani. Noi, spennati dall'autonoleggio per 10 km, sganciano 250 euro. E ancora stadio in subaffitto e con l'ultimo regalo ai De Laurentiis. E in taglio basso, coppie rapinate, arrestati due stranieri, notte di paura tra Punta Perotti e Pane Pomodoro, alle vittime rubati anche i cellulari. E all'interno si parla di enti e soldi pubblici. Dopo i lidi anche i parchi facili, Foggia scoppia il caso San Felice, l'anfiteatro della legalità in concessione a 46 euro l'anno. Il comune autorizzazione impropria, ma nella bufera va un'assessora. E ancora, il consorzio di bonifica è pieno di debiti, da Benevento arriva un altro consulente. L'ente ha già tre avvocati, la new entry della stessa località del dirigente regionale Nardone. E ancora la convenzione sul San Nicola fa più ricchi De Laurentiis, da Vasco Rossi all'Altamura al Bari, i ricavi del subaffitto. L'utilizzo dello stadio ha fruttato centinaia di migliaia di euro. E ancora in primo piano la politica. Sisto va con in Forza Italia, le CSE non fa sconti, con me non si parla di poltrone. L'esponente vicino a De Caro lascia il centro-sinistra, oggi si decide sul presidente del Consiglio. E a Manfredoni attesa Schlein che aprirà la festa del PD. Noi il futuro della Puglia. E ancora il caso di tre vacanzieri ad Ostuni, il viaggio salato dei turisti sudafricani per 10 km pagati 250 euro. La protesta contro un'agenzia di noleggio auto, la replica, li abbiamo attesi 40 minuti. E ancora parliamo di cronaca, dammi i soldi e il cellulare, coppie rapinate, notte di terrore, gli agguati a segno tra Pane e Pomodoro e Parco Perotti, arrestati due stranieri, i responsabili erano fuggiti in Piazza Moro, individuati dai poliziotti all'alba. Ed ora guardiamo insieme la Repubblica edizione Bari, che apre con giudici di pace fra incuria e degrado, il reportage negli uffici della vergogna, gli impiegati qui dentro ci si ammala. E ancora l'evento Digiton al via con 100 imprese, 50.000 euro di montepremi. E l'intervista a Luciano Violante, ora le esplorazioni passano al mare. E in taglio centrale della prima pagina, l'eccese attacca i trasformisti, fuori chi pensa alle poltrone. La decisione Bifest slitta all'autunno l'appuntamento del 2025. E guardiamo la storia con una fotonotizia: i delfini svuotano le nostre reti e i pescatori rimangono a terra. E all'interno c'è il reportage sui giudici di pace nel condominio della vergogna, sempre peggio, incuria e degrado negli uffici al San Paolo, finiti sotto inchiesta pochi mesi fa. Qui ci si ammala, dicono gli impiegati, sono 28 anni che vediamo solo peggioramenti. E anche qua si parla di dal comune, l'eccese perde un pezzo e attacca, chi pensa alle poltrone va fuori. Oggi il Consiglio con all'ordine del giorno l'elezione del presidente Ranieri, il designato incognita Movimento 5 Stelle. E ancora bed and breakfast, evasioni da 2,6 milioni e al ristorante turni da 12 ore per il lavapiatti con il part-time. E ancora dai viaggi con l'intelligenza artificiale alla plastica, 19 startup pugliese al Digiton. Oggi alle vecchie segherie di Bisceglie parte la maratona digitale fondata da Boccia, fino a sabato 100 giovani imprese in gara, in palio montepremi da oltre 50.000 euro. E diamo adesso un'occhiata allo sport con la Gazzetta del Mezzogiorno Sport, e si parla di Serie A. Il difensore arrivato dal Bologna, Bonifazzi, racconta la trattativa Lampo e la scelta di rinunciare a qualche soldo per giocare in giallorosso. Bonifazzi senza limiti, Lecce scelta giusta. Con Gotti feeling totale. Stipendio più basso? Conta altro. Ed ora guardiamo l'edicola e l'edicola dello sport. In prima pagina FSC con la pace tra Emiliano e Fitto, mezzo miliardo in più per la Puglia. E ancora la fotonotizia in taglio centrale, si parla del funerale del boss, carrozza e cavalli per il boss, un segnale pericoloso. La carrozza trainata dai cavalli ha attraversato il centro di Racale. E ancora omicidio, Mansi parla l'assassino, ci penso ogni giorno, grazie alla Mansi Fucci.
uccisa ad agosto di 24 anni fa. E si parla della kermesse del Bifest 2025, si farà ma in estate. E ancora le Cese all'Amio, città sporca, ora un piano antidegrado. E adesso guardiamo insieme l'edicola dello sport, Bari, Alzava e Stallo, ma il sindaco lo aspetta, qui è il benvenuto. Serie A, Bonifazi, ingaggio ridotto per giocare nel Lecce. E ancora si parla di Serie C, Picerno da record, battute le favorite, si gode il primato. Ed ora il quotidiano di Bari e il quotidiano di Foggia, il quotidiano di Bari che apre con il Parco della Giustizia, ancora duello nelle aule di giustizia, il capoluogo vanta oramai ben tristi primati per consumo di suolo e città più calda d'Italia. E parla Filippo Anelli, il presidente nazionale dell'Ordine dei Medici, liste di attese infinite non è un problema di oggi, sono anni che lo diciamo. E ancora, quali sono i nuovi quartieri dormitorio in periferia? A cui il sindaco dice basta, il neo primo cittadino annuncia un cambio di passo nella cementificazione. E il quotidiano di Foggia invece apre con la guerra del pomodoro, fra calo dei prezzi, crisi idrica e filiere in tilt, CIA si registra un abbattimento fino a 130 euro a tonnellata. Ed ora il Sole 24 ore, sanità, ecco il piano per assumere 30.000 medici e infermieri in 3 anni. Verso la manovra, il Ministero della Salute prova a tamponare i buchi di organico negli ospedali e due gli ostacoli da superare, coperture e scarso interesse a lavorare nel pubblico. Bene, questo era l'ultimo quotidiano che abbiamo letto e commentato insieme. Vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento ad una prossima edizione con la nostra edicola.